questo momento ci sono alcune migliaia di compagni e di compagni che in tutta Italia stanno discutendo delle stesse cose di cui discutiamo oggi. Sinistra Democratica non ha lanciato un anatema moralistico contro gli sprechi, l'opacità e la corruzione della politica. Sinistra Democratica ha proposto un terreno di discussione, si è impegnata a discutere, esattamente come è avvenuto oggi. Non abbiamo soltanto presentato questi 13 punti a cui hanno lavorato Gloria e Carlo, abbiamo raccolto la lettura che di questi punti viene data da chi ha pratica amministrativa, l'integrazione delle nostre preoccupazioni con chi nel vivo della necessità della quotidianità dell'impegno politico e amministrativo ci fa capire come ciascuno di questi punti sia politica, non sia soltanto una regola astratta. E tutto questo che oggi qui credo sia stato utile, è stato utile per me ascoltare cosa voglia dire da parte di un assessore, di un consigliere comunale, la pratica della trasparenza in questi tempi. L'abbiamo replicato in 100 città, ieri e oggi. Io credo sia stato non soltanto un grande esercizio di democrazia, ma anche un grande esercizio di responsabilità. Cioè l'idea che la questione morale diventa questione politica, diventa questione democratica, se diventa questione condivisa, vissuta, interpretata, attraversata dalla nostra esperienza. Se accade quello che è accaduto al municipio del centro storico di Roma, dove uno dei tanti casi in cui in questi giorni si è discusso di una risoluzione che raccoglieva i punti indicati nel nostro manifesto e che è stata approvata all'unanimità dopo una discussione. Anche questo è il modo in cui tu porti allo scoperto la cattiva politica, la costringe a misurarsi con le occasioni e le regole di una buona politica. 100 città sono non solo il contributo di Sinistra Democratica alla discussione sulla questione morale, ma anche il tentativo di reimpiantare un'idea di sinistra che non sia autoreferenziale, che voglia davvero arricchirsi dell'ascolto, che sia luogo di discussione e di produzione di idee e di comportamenti, sapendo che la questione morale per noi oggi è questione centrale, democratica, politica, urgente, più di quanto avvenisse nel 92, nel 93, è stato spiegato bene da Angelo, da altri interventi, da Carlo Leoni. 92, 93, Tangentopoli era l'arricchimento dei partiti, i partiti che erano il luogo che concentrava scelta, decisione, spesa, profitto, corruzione. Oggi i partiti sono scatole vuote, sono contenitori, i contenuti sono i comitati d'affari, i contenuti sono le lobby, coloro che hanno riempito i partiti con i loro interessi, i loro privilegi, le loro urgenze, si chiamano Ligresti, si chiamano Romeo, sono i palazzinari, sono i proprietari di aree, sono i titolari delle cliniche private. Non c'è più politica e c'è molta più urgenza di recuperare il senso di una questione morale che restituisca alla politica la sua autorevolezza, la sua responsabilità. In queste proposte si parla della necessità anche di recuperare un equilibrio perduto tra sindaci, governatori, amministratori e i consigli, i luoghi della rappresentanza, i luoghi dell'indirizzo politico, di controllo. E questo non riguarda soltanto i rischi della corruzione, riguarda il rischio di avvitamento di una politica in forme sempre più autoritarie, autoreferenziali. Dentro questo tema c'è la scelta del sindaco di Padova, Zanonato, che in un impeto nicciano decide che da domani a Padova farsi una canna vorrà dire che si va dritti in una comunità di recupero. Un sindaco che decide qual è la soglia, non soltanto di ammissibilità sul piano normativo, legale, ma sul piano sociale, e che decide che nella sua città il consumo di hashish vorrà dire immediatamente andare al serio. Vogliamo fare l'esempio degli episodi in cui molti sindaci di centro-sinistra si sono assunti le stimmate di una sorta di infallibilità, per cui da Firenze ad altre città del nord il modo in cui si decide di assumere la questione della sicurezza come questione di ordine pubblico, come estetica della politica.
l'idea che l'immigrazione sia il punto oscuro e dolente delle amministrazioni italiane. Tutto questo sta anche dentro una mancanza di senso della politica, di equilibrio, di controllo, di condivisione, di responsabilità. Sta dentro questa delega ai magistrati, diteci voi, con i processi, con le sentenze passate in giudicato, tre gradi di giudizio, se, dove, come e quando è stata violata la legge, ma fino a quando a quella soglia di certezza non arriveremo, tutto va bene, tutto si digerisce, tutto è compatibile. Le giustificazioni che sono state date in questi giorni, questa mattina sull'unità dell'astensione, sul voto per Cosentino, giustificazioni irrituali, perché non solo perché era una mozione di sfiducia che non aveva presentato Sinistra Democratica, ma il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, persino l'UPC, ma perché era una mozione di decenza politica, una mozione in cui si diceva: sappiamo che alcuni collaboratori di giustizia dicono che da tempo un rappresentante del governo è colluso con la Camorra, e riteniamo che sia un atto di decenza politica, un passo indietro. Non era un processo di piazza, non era la condanna penale, era la richiesta di un atto di decenza politica che in altri tempi non avrebbe avuto bisogno di una risoluzione da votare al Parlamento, perché sarebbe stato nella naturale necessità di un comportamento. Oggi si dice: noi non votiamo perché siamo garantisti. Ma come siamo garantisti? Ma c'è un signore che viene indicato da cinque collaboratori di giustizia come l'uomo che la Camorra ha mandato a rappresentare i suoi interessi all'interno della politica, prima campana, poi nazionale, oggi nel governo. Sappiamo che c'è un'inchiesta giudiziaria su questa persona. Sappiamo che i tempi dell'inchiesta giudiziaria, in nome delle garanzie dovute all'imputato, sono tempi che prevedono passaggio di giudizi, richiedono un tempo che arriverà forse all'affermazione di un'innocenza, di una colpevolezza, quando questo governo non esisterà più. E di fronte a tutto questo si afferma il principio del garantismo. Leggo nelle battute di qualche amico del Partito Democratico: ma noi abbiamo appreso dalla stampa che questo signore è indicato da cinque pentiti e questo signore è già dentro un registro degli indagati, e quindi non possiamo, in base a notizie di stampa, in base a notizie di stampa. Ma qual è la funzione di un parlamentare? Qual è la funzione di un uomo che ha responsabilità politica e istituzionale? Aspettare che sia l'Espresso a raccontarti cosa sta accadendo nell'evidenza di un'inchiesta giudiziaria? Occuparti tu, quando fai politica nella tua città, a sapere se qualcuno è stato iscritto nel registro degli indagati, se ci sono collaboratori di giustizia che lo indicano come un uomo della Camorra, senza aspettare il lavoro dei giornalisti e senza ridurre tutto a un articolo pubblicato sull'Espresso. Io in questo senso, compagni e amici, vedo un decadimento profondo, rapido e verticale del senso della decenza politica, nella sobrietà perduta, nell'opacità che ricordava Marco Fredda. A me non interessa sapere quanto spendono i partiti alla fine della campagna elettorale. Io voglio sapere quanto spende ciascuna delle 28 tribù che in questo momento nel Partito Democratico sono impegnate in una guerra del pari, l'una contro l'altra. Quanto spende le commissioni, i giornali, le sedi, le fondazioni? Vale per il Partito Democratico, vale per il signor Antonio Di Pietro, vale per chiunque, vale per l'Italia, per Sinistra Democratica, vale per la sinistra. La trasparenza non è un rendiconto finale, la trasparenza, la decenza è la capacità di rendere conto giorno per giorno, non solo di quanto incassi e di quanto spendi, ma anche di quali sono coloro che ti aiutano a fare politica, per capire se dietro quel legame, quell'affinità, quell'affettività esiste altro. A Firenze esisteva altro. A Firenze abbiamo scoperto che chi stampava gli opuscoletti con i quali l'assessore Cioni spiegava come dare la caccia all'immigrato se chiedono scoperta a sequestrare, c'era il palazzinaro di Gresi che da quella giunta doveva essere favorito. Allora forse, se avessi scoperto